E benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di Dogecoin 20, una meme coin che sta spopolando in questo periodo. Sicuramente è anche per il fatto che tutte le cripto, soprattutto Bitcoin, stanno pompando alla grande e siamo veramente agli sgoccioli per quanto riguarda l'halving di Bitcoin. E io sono super euforica, come avevo parlato nel video in cui parlavo di halving di Bitcoin. Perché? Perché secondo me sarà un halving molto molto particolare, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Adesso non voglio parlare di Bitcoin, ma parliamo di questa nuovissima meme coin che veramente sta facendo il giro di voci incredibile, Dogecoin 20. Adesso andiamo subito a schermo e non perdiamoci in chiacchiere perché voglio mostrarvi il sito che è fatto benissimo. Potete anche, come vi sto mostrando, scegliere la lingua che io ho già scelto in italiano. Come vedete, abbiamo una pre-sale che dura ancora 11 giorni e in questa pre-sale avete la possibilità di acquistare Dogecoin 20 al prezzo di 0,00022 centesimi. Cosa vuol dire? Cioè, è una cifra proprio minuscola in confronto a tantissime meme coin che al giorno d'oggi, come Dogecoin stessa, sono aumentati di valore fino a raggiungere quasi il dollaro. Ok? Quindi stiamo parlando che se io al giorno d'oggi comprassi un Doge 20, lo comprerei a una cifra veramente ridicola. Ma stiamo parlando ancora di pre-sale che dura 11 giorni. Dopo la pre-sale ci sarà il lancio sul mercato e dopo andremo a vedere anche in quale DEX verrà lanciata la cripto. Ma adesso concentriamoci appunto qui. Dogecoin è una meme coin, quindi vi ricordo che il rischio è estremo perché stiamo parlando di una meme coin. Io vi voglio portare questa meme coin perché in primis l'acquisterò io. Ma adesso vediamo come mai è stata inventata questa meme coin e perché potrebbe essere una meme che farà il botto. Dogecoin è basata su Ethereum. Dice che offre un potenziale guadagno passivo. Qui c'è già una differenza estrema, nel senso che Dogecoin 20 ha una fornitura di token limitata, mentre per quanto riguarda Dogecoin, no. La fornitura della meme coin Dogecoin è infinita. Questo vuol dire che il suo valore non potrà aumentare nel tempo, o se aumenterà, come adesso avviene, sicuramente una coin, una meme coin con un valore limitato aumenterà molto di più rispetto a una coin infinita. Qui ci sono tutti i siti di Crypto News e non che ne parlano, come Cointelegraph ad esempio, Crypto News, eccetera, Coindesk. A mio avviso Coindesk è uno dei siti più attendibili e già questa è una cosa positiva. Valutiamo la roadmap adesso. La tappa 1 è prevendita e marketing. Dogecoin 20 inizia in condizioni di parità con una prevendita equa. Gli acquirenti della prevendita di Doge 20 potranno mettere in staking i loro token. Lo smart contract per lo staking di Doge 20 è programmato per distribuire token a tutti gli staker per un periodo di 2 anni, garantendo ricompense passive costanti. Lancio sul DEX Uniswap, e qui è dove volevo andare a mirare. Doge 20 sarà lanciato su Uniswap, ovvero il più grande exchange decentralizzato. Il team di Doge 20 aggiungerà una consistente pool di liquidità a Uniswap. A tal fine è stato accantonato, ovvero è stato messo da parte, il 10% dell'offerta totale dei token. Ma adesso, se io volessi calcolare effettivamente quanti soldi guadagnerei da questo investimento, qui abbiamo una tabella in cui dice se il prezzo del token raggiunge 0,0047, che sarebbe leggermente più di un raddoppio, non è escluso che possa raggiungere questa cifra. Io guadagnerò nel momento in cui compro 10.000, ad esempio, Dogecoin 20, che sono una cifra ridicola di 2 dollari, come vedete qua, avrò un guadagno di 4 dollari, ovvero il doppio. Se io comprassi 100.000 token e spendessi 22 dollari, che è comunque una cifra bassa, il tuo Doge 20 varrebbe 47 dollari. E qui ci puoi maneggiare, ci puoi dire, ok, se ne volessi comprare 220 di dollari, varrebbe 470 dollari e così via. E se il suo valore dovesse effettivamente aumentare, mi farei un bel gruzzoletto e vi dico la verità, venderei la meme coin. Adesso voglio parlarvi delle domande frequenti. In che modo Dogecoin 20 è diverso da Dogecoin? Ne abbiamo parlato già, ma riprendiamolo. Fa parte della famiglia dei meme, ma offre più utilità e valore ai titolari, introducendo la possibilità di mettere in staking su Ethereum per ottenere ricompense passive. Il 20 di Dogecoin 20 sta infatti per ERC20. In che modo Dogecoin 20 effettuerà lo staking? Dogecoin 20 è un token ERC20 costruito sulla blockchain di Ethereum che dispone di funzionalità smart contract. Il contratto di staking Doge 20 erogherà ricompense a ogni staker nei prossimi 2 anni in base alla sua percentuale del pool di staking. Ovviamente, più token compri, più ricompense otterrai. Dogecoin 20 ha altre caratteristiche?
Il token Doge 20 è più ecologico e versatile di Dogecoin perché funziona sulla rete Proof of Stake di Ethereum, che è facilmente accessibile e non richiede una configurazione di mining Proof of Work, quindi diciamo è più green. Essendo un token ETH 20 è anche facile da conservare. Io lo compro attraverso MetaMask. Qual è la tokenomics di Dogecoin 20? Dogecoin ha un'offerta totale fissa di 140 miliardi di token, di cui 35 miliardi sono riservati alla prevendita. Non avendo una fornitura infinita come quella di Dogecoin, si evita un'inflazione costante e si crea scarsità, esercitando una pressione positiva sui prezzi. Ed è questo che mi ha fatto venire voglia di acquistare questa meme coin e di dire, secondo me può aumentare nel tempo e la venderò quando mi sentirò che avrà raggiunto, diciamo, il suo picco. Come posso contattare l'assistenza tecnica? Se hai domande, rivolgiti a uno dei nostri cordiali moderatori nel gruppo di Telegram. Quindi, ragazzi, entrerò anche io nel gruppo Telegram, che lo troveremo qua. Ha quasi 10.000 iscritti e questa cosa mi fa dire che non ha iscritti bottati, perché 10.000 in Telegram, attraverso comunque campagne di marketing, eccetera, ci si può arrivare tranquillamente. Se anche a voi interessa investire in questa meme coin, sia perché vi interessa, perché comunque è un progetto che lo valutate di valore, perché a confronto di Dogecoin ha, diciamo, la proof of stake, quindi non consuma, è più green, e sappiamo benissimo che lo Stato rompe le scatole sul fattore che le cripto consumano un sacco, bla bla bla, oppure perché appunto è limitata, non infinita come Dogecoin, eccetera, potete tenerla anche a lungo termine. Cioè, chi invece dice no, io l'acquisto per speculare e farmi magari un raddoppio e vendere una volta che ho raddoppiato il valore. Questo sta a voi. Vi ricordo che Dogecoin 20 è una meme coin. In questo periodo di FOMO soprattutto non spendiamo chissà quanti soldi in questi progetti. Non è un consiglio finanziario, ma per mia esperienza personale lo dico, che perché in periodo di FOMO di 2 anni fa, quando c'era una bull run, io acquistavo meme coin a dismisura perché dicevo sì, mi faranno diventare ricca. Invece non è così, facciamo sempre investimenti o speculiamo in maniera cosciente, senza stare lì a dire ok, metto tutti i miei risparmi in questa cosa, in questo progetto, assolutamente da evitare, per esperienza personale ve lo dico. Niente, qui appunto c'è lo staking. Metti in staking i tuoi Doge 20 per incrementare le tue partecipazioni. Qui appunto vuoi collegare per acquistare la cripto? Io ho già collegato il mio portafoglio e posso comprarlo. Compra e metti in staking se vuoi appunto richiedere i guadagni passivi. Ethereum, ok, magari ci sarà una commissione leggermente più alta, ma sappiamo che Ethereum è una delle reti più sicure ad oggi. I premi per lo staking di Doge 20 verranno pagati agli utenti ogni singolo blocco, con il 15% della fornitura di token distribuita in un periodo di 2 anni. I premi di staking vengono calcolati in base alla percentuale dello staking pool Doge 20 e alla percentuale di rendimento annuale attuale, ok? Quindi qua abbiamo tutto il grafico, se volete andarvelo a vedere sappiate che lo trovate nel sito. E qua abbiamo un white paper, se volete andarvelo a leggere. Adesso non sto più a leggere il white paper, è tutto nel sito. Se io volessi quindi acquistare Dogecoin 20, come faccio? Qui un'altra cosa che è importantissima che sappiate: se volete acquistare attraverso Ethereum, attraverso la rete Ethereum, avrete la possibilità di guadagnare in maniera passiva le cripto, ok? Ma c'è un ma. Se volete acquistare e avere la possibilità di guadagnare in maniera passiva in questi 2 anni, sappiate che dovrete spendere 0,015 Ethereum di gas fee, di commissioni. È un po' alta, me ne rendo conto. Però se il gioco vale la candela, secondo voi, perché dite no, io in questi 2 anni guadagnerò altro che, perché siamo in circa 0,015 Ethereum, anche se compra e metti staking per ottenere ricompense del 50%, sicuramente i soldi spesi in gas fee li guadagnerete in maniera passiva, quindi diciamo che se il vostro scopo è guadagnare in maniera passiva, allora non c'è problema. Se invece il vostro scopo è no, io voglio acquistare soltanto la meme coin per poi, nel momento in cui aumenta di valore, la voglio vendere senza mettere staking, vi consiglio di acquistare tramite BNB. Infatti ora ho cliccato acquista con BNB ed è uscito. Sei sicuro di voler cambiare? Se acquisti su BSC, quindi su Binance Smart Chain, durante la prevendita non avrai diritto ai rendimenti annuali del 50% derivati dallo staking. Il 50% è veramente una cifra. Cioè, adesso non voglio, però ricordiamo la meme coin, questa cifra è un po' assurda. Si consiglia di acquistare su Ethereum se si vuole fare lo staking. Io non voglio, per esempio, fare lo staking, voglio soltanto acquistare i miei 10 dollari in questa meme coin. Acquista con BSC. Adesso collego il mio MetaMask, per privacy non vi faccio vedere appunto i miei dati personali, e ho collegato BNB, vedete?
Paga con BNB, io voglio acquistare 0.010 e sicuramente la commissione è molto più bassa, come vi mostro. Adesso devo inviare i miei BNB, ma acquisterò attraverso BSC, che è sicuramente più economica. Vi mostro subito, per esempio, qui andiamo su a vedere quanto è 0.0025 BNB, 1,33 euro, al confronto di 50 euro di fee di Ethereum. Attenzione a questa cosa, vi ripeto, se volete le entrate passive in questi due anni e ricevere il 50% annuale, va bene. Se volete soltanto acquistarla solo come investimento e speculare e vendere questa poi meme coin, allora vi consiglio di acquistare tramite BSC attraverso il vostro portafoglio MetaMask. Qui vi faccio vedere che lo 0.015 di Ethereum è abbastanza elevato, vedete, parliamo di 50 euro. Soprattutto se appunto questa meme coin voi volete metterci quel cippino per fare qualche soldo in più. Potete anche acquistare tramite USDT, mettete sempre la stessa cifra, voglio spendere 10, adesso devo ripetere la cosa che devo mettere 0,0025 in questo address. Ditemi voi cosa ne pensate. Questo è tutto per quanto riguarda questa meme coin, fatemi sapere nei commenti se volete che vi porti altre meme coin che... vi ricordo che non sono consigli finanziari, vi ricordo che stiamo parlando di meme coin, l'avrò detto 100 volte, perché non si rischiano tanti soldi, non buttiamo i soldi così perché è la cripto del secolo che mi fa fare i milioni, no. Tramite il link che trovate in descrizione potete andare a vedere tutto, potete andare a vedere sul sito, eccetera, in maniera sicura, perché magari ci sono siti che possono essere siti scam, quindi attraverso il link in descrizione entrerete in maniera sicura nel sito di Dogecoin20. Io... più che dirvi di stare attenti e fare quel cippino in più di 10 dollari che magari non vi cambierà la vita, questo lo sapete assolutamente voi. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti, ricordatevi se volete altre meme coin che stanno spopolando in questo periodo di FOMO assoluta. Io vi ringrazio, link in descrizione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!